cattivo. Vivere come Elvis e fare come lui, tanto rock and roll e poi non pensare più, voglio vivere come Un saluto a voi di Spazio Musica e a tutti i telespettatori, sono Riccardo Vello e vi vado a presentare i miei videoclip. Nasco come chitarrista metal pop all'Isola d'Elba molti anni fa, suonando con molte band, alcune anche più importanti, alcune meno importanti. E dopo vari anni di concerti e musica live, conosco a Firenze Gianfranco Santoro e cominciamo a intraprendere una strada a livello di collaborazione testo e musica. E quindi cominciamo a scrivere in italiano. Precedentemente scrivevo in inglese. Ma su consiglio del maestro Claudio Simonetti mi dette un grandissimo consiglio: sei in Italia e devi scrivere in italiano. È cominciata la mia, diciamo, avventura artistica, far virgolette, abbastanza professionale, in un festival che si chiamava Livorno Rock, per cui ho partecipato alla prima compilation e sono arrivato secondo su 300 band. Il mio sogno è fare un duetto con magari delle cantanti molto importanti, chissà che magari un giorno ci riuscirò. Una delle mie più... Io sono un grandissimo fan di Anastasia, quindi mi piacerebbe moltissimo fare un duetto anche così, in qualche occasione importante. Mi piacerebbe suonare sui grandi palchi, magari accompagnandomi, avere come supporter qualche artista veramente famoso, però ogni palco ha la sua magia, ogni palco ha il suo fascino, dal piccolo locale allo stadio, al teatro che ha praticamente la sua grandissima atmosfera. Per cui queste sono le cose importanti. Il live è sempre bello, in tutti i modi. Modi possibili, avendo 10 persone o avendo 10.000 persone, cioè l'artista deve comunque dare il meglio di se stesso e viene comunque sempre ricambiato, che siano 10 persone o che siano 10.000. Quando canto, canto soprattutto per me stesso, per stare bene, perché è comunque un benessere cantare, un benessere scrivere musica, un benessere suonare la chitarra. Cioè ti fa stare bene a livello proprio interiore, per cui ci sono vari aspetti, poi naturalmente un artista lo fa anche perché il pubblico poi naturalmente gli dà un grande applauso di ricambio, per cui la grande soddisfazione è anche quella, soprattutto anche fare bene, perché è molto importante anche riuscire sempre a fare bene, avere una grande preparazione dietro ed essere sempre convinti ed andare sempre incontro ai propri sogni. Mi piace cantare ovunque e anche scrivere canzoni ovunque, sono nate in molti contesti, da una doccia addirittura a svegliarmi immediatamente la mattina, sono riuscito anche ad avere delle idee proprio di canzoni da poter scrivere. Cantare è sempre bello, in macchina soprattutto, a me piace moltissimo anche cantare in macchina perché è una sensazione proprio di liberazione. Mi piace molto cantare in macchina. Di me mi piace l'essere autodidatta al 100%. Mi piace molto cantare in macchina. Non ho studiato canto, non ho studiato chitarra. Non è perché io non avessi voluto, perché è sempre molto importante comunque avere degli studi dietro. Però è una specie di vanto avere così creato canzoni, riuscire anche a cantare, impostato naturalmente come sono io, senza aver studiato. Cosa mi piace di me? Bella domanda. Di me mi piace il fatto che continuo, nonostante tutto, ad avere la convinzione che comunque meriterebbe che avessi più visibilità, più, diciamo,
più attenzione dal grande pubblico, cosa che non è molto facile oggi in Italia, perché comunque non è facile arrivare al grande pubblico tramite network, tramite le grandi televisioni. Non mi piace di me, forse non l'aver studiato, non aver studiato abbastanza, cercare di approfondire molto meglio, le vocalità, imparare, perché si impara sempre, comunque sia in questo mestiere. Un'altra cosa invece che mi piace molto di me è l'avere il grande rispetto per tutto e per tutti ed essere umile. Io mi ritengo una persona molto umile, molto comprensiva nei riguardi di molte realtà che comunque sia non sono facili da affrontare. Senza parole è un videoclip che ho girato con la regia di Stefano Bertelli a Sciano, in provincia di Siena, ed è un brano che è nato con la collaborazione artistica di Sal Di Giorgi tramite Facebook. Lui mi ha mandato tramite Messenger questo testo e nell'arco veramente di 10 minuti, proprio 10 minuti effettivi, è nato il singolo Senza Parole. Parole, io ascolto e mi riprendo in mano la mia vita. Senza te mi sento solo in un metro e senza parlare. Ascolto te, ti scriverò ancora una volta, ti scriverò senza tanti sacrifici. Di te, di me, io parlerò. Poche parole per dire che ti amo. Tante parole per dire via da qui. Ti ascolterò in silenzio, rimarrò senza tante parole dentro di me. Io ti terrò senza parole. Ti ascolterò, sarà come sfogliare l'album delle foto e trovarsi a accarezzerò la mia mano vuota senza te.
Spezza la mia anima è un altro singolo che mi ha dato veramente grandissime soddisfazioni perché è stato 14 settimane all'Euro Indie Music Chart, al quinto posto, al settimo posto, quindi ci sono state delle grandi soddisfazioni, ho avuto tante interviste, tantissimi passaggi radio. Abbiamo girato il videoclip a Roma Fiumicino per la regia di Gianni Gadaleto e voglio ringraziare anche la modella Emilia Reacci Pattelli che ha partecipato a questo videoclip. E ora buona visione. Nei rimpianti miei, nei rancori tuoi, un altro giorno che ci allontanerà, alberi tra noi, i nostri sguardi e poi io che me ne andrò, anche se cambierai, è difficile andare avanti. Le paure che sono presenti, deluso fuggirò, tu non capirai, la nostra città vive dentro noi, io negli occhi tuoi. Non sorriderai, le tue mani dalle mie, ferite staccherò. Una storia che nasce da un incontro, una speranza che finisce in un momento. Spezza la mia anima, 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 c'è un vuoto nell'aria, aria, aria, aria. Non mi fermerò se mi chiamerai, il tempo passerà e deciderà di scappare via, dove alta è la marea, mi nasconderò, non cercarmi mai in un'isola tanto lontano. Dentro esplode nella nostra anima, 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 per respirare aria, 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 momenti più fragili. E spezza la mia anima, 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 c'è un vuoto nell'aria, aria, aria, Questo spezza la mia anima. Spezza
Spezza la mia anima è un brano al quale sono molto legato perché c'è la mia stretta collaborazione con un grande artista che era Gianfranco Santoro, uno scrittore e un regista teatrale fiorentino molto importante. È nata tanti anni fa, ma meritava una nuova rinascita discografica e radiofonica e anche televisiva. Sui vari canali, ovviamente su YouTube, su Vevo, perché comunque non aveva avuto molti anni fa un videoclip, per cui sono molto contento. I miei prossimi progetti sono un singolo che si intitola Tu non ci sei, con il testo di Vito Cadaleto, e spero proprio veramente di portare in porto questo grande progetto perché puntiamo moltissimo su questo brano che ritorna alle mie origini rock, proprio le mie origini sono sempre state rock, rock diciamo molto pesante, non sarà ovviamente pesante perché sarà tutto molto arrotondato sul pop italiano, però puntiamo molto su questo singolo. A presto. Un saluto a tutti voi di Spazio Musica e grazie per l'ospitalità. Pasta fresca Morena. Da 50 anni produciamo la pasta più buona della zona intermedia. Il nostro segreto? Ingredienti semplici e freschi, alta qualità, uso di tecnologie innovative e soprattutto l'indispensabile mano dell'uomo. Tutto questo rende la nostra pasta richiestissima. Ai nostri clienti offriamo trofie, ravioli, tortellini, gnocchi e molto altro ancora. Pasta fresca Morena, il gusto della qualità. A Ventimiglia in via Prosio 21. Un saluto tutto rock dalla Costa Azzurra dal vostro Carlo Cori che vi vuol proporre una proposta italiana. Che cos'è proposta italiana? È il modo per avere una vetrina nel nord-est Europa, esattamente a Riga, in questa magica sala che si chiama Crystal Club, nel centro della città, per promuovere la vostra musica che sarà abbinata in questo format. Ogni cantante sarà abbinato a un brand italiano, a un imprenditore italiano, che sia un imprenditore che fa vestiti, che fa occhiali da sole, che fa prodotti culinari di cucina da mangiare. Insomma, è un'idea molto bella che è piaciuta specialmente alla televisione del Baltico e quindi chi vuol partecipare ed è interessato è pregato di contattarci. Ci saranno grandi nomi della musica leggera, ci saranno grandi nomi, ospiti, special guest anche lettoni, russi e c'è posto per degli esordienti dog che vogliono esibirsi, ripeto, da abbinarsi a un brand italiano. Proposta italiano è un format prodotto da Carlo Cori Produzioni ed Eurocasting Show Business in collaborazione con Spazio Musica. Ragazzi, mi raccomando, non perdetevi questa occasione, proponete la vostra musica, ma attenzione, con noi, gli originali, i primi, a astenersi dalle fotocopie. Ok? Ciao da Carlo Cori. Amici di Spazio Musica, ciao, come state? Sono Clio. A gentile richiesta torna Amami ed io vi ringrazio tantissimo perché è un brano che insieme a tante altre canzoni ha sostenuto la settimana del no alla violenza sulle donne.
Quindi vi mando un grosso abbraccio e vi auguro ogni bene. Grazie, un caro saluto a Francesco La Calamita. Baci. E sei qui a chiederti se come l'ultimo respiro è scontato che poi passerà la voglia di noi due. Mastichi parole amare, ma da amare cosa resterà se fuggi? Verso il tuo destino e no, paura non avrò neanche di quelle parole amare e da amare imparerò da te. Mi presento con Trevi di Lontano, così si capisce subito e rimane molto impressa. Sono una persona, mi reputo normalissima e amante, un amante incredibile della musica. Ho un mio lavoro che non c'entra niente con questo, però la cosa che ritengo più importante è che non c'è fine al tempo, nel senso che ognuno di noi ha sempre il tempo di cominciare con le sue passioni. Quindi io un giorno ho deciso che questa era la mia passione e quindi ci metto anima e corpo.
Ho cominciato praticamente da subito perché tornando indietro con la memoria, io già a 4 anni io sapevo che volevo cantare, infatti ho una vecchissima foto col vestitino rosso, tutti avevano il grembiulino, ero a teatro, ci sono appunto 5 bimbi, ce n'è una col vestito rosso e non sa bene che cosa facevo lì perché forse a memoria non dovevo essere lì, però io volevo cantare. Sono passati gli anni dell'adolescenza, tantissimi problemi, ma io sempre volevo cantare, volevo cantare, volevo cantare. E finché sono arrivata alla mia veneranda età e oggi finalmente faccio quello che volevo fare. Gesù russula come lo è soltanto un folle, uno straniero. Un leone chiuso in una gabbia dalla quale scruta il cielo. Magari scende la neve e si infittisce il mistero, coprendo come d'un ma senza far rumore, pian piano il mio cuore. Il destino che non ci sia che tu a condannare. Salvarmi sempre più, dovunque sei. Suo potere. La mia tristezza è dolce, ma talvolta è come un altro carceriere. Eppure quanta bellezza, perfino dentro il dolore, ti vedo nel tuo splendore, agli altri ti nascondi. In arte Gabriella Lorenza Vicino e Gabrinia, Gabriella Lorenza Vicino su Facebook e Gabrinia c'è il mio canale YouTube, però basta che digitate Gabriella Vicino e avrete la musica che mi appassiona, la musica che mi piace.
Vi aspetto. Voglio vivere come Elvis e fare come lui, tanto rock and roll e poi non pensare più. Voglio vivere come lui e andare al talent show, sì, Space Music Show, yeah. Stivali in pelle, un vestito bianco per me, frange sotto le mie maniche, un mare di...